Sapri festeggia e prende ufficialmente possesso del titolo onorifico di città che le è stato conferito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Questa mattina nell'aula consiliare del Palazzo di Città si è tenuta la solenne cerimonia di consegna dell'onorificenza nel corso di un consiglio comunale allargato ai sindaci dei comuni limitrofi, alle autorità militari e presieduto dal prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone. La speciale seduta del civico consesso è stata aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'incidente nel porto di Genova, una tragedia che ha segnato l'intera nazione e che ha toccato da vicino il golfo di Policastro con la prematura scomparsa di un suo figlio, il maresciallo Francesco Cetrola. E poi l'inno nazionale, seguito dalla Bella Sapri, la marcia sinfonica composta dal maestro Antonio Talamini, che da oggi diventa l'inno ufficiale della città di Sapri. La seduta è entrata poi nel vivo con la lettura delle motivazioni che hanno portato Sapri a fregiarsi del titolo di città, conferitole non certo per i freddi e anonimi numeri, ma per gli aspetti storici, culturali e ambientali che fanno di Sapri il vanto dell'intero territorio, così come rimarcato da Sua Eccellenza il prefetto. Direi che ne ha tutti i requisiti, perché se pensiamo che il Presidente della Repubblica concede questo titolo ai sensi delle disposizioni che parlano di territorio che abbia dei ricordi, che abbia dei monumenti storici, che abbia un'importanza legata appunto al territorio. E io penso che quanto a ricordi, penso che tutti non possono fare a meno di pensare a Pisacane, ai 300, quanto a monumenti storici, questo territorio, ma ne è abbastanza, ma soprattutto quello che è diventato questo territorio, quello che rappresenta per turismo, per importanza ambientale e naturalistica e anche per lo sviluppo che ha avuto. Il titolo di città ha coronato il sogno dell'associazione Sapri 15 agosto 1943, che per prima ha dato impulso a questa iniziativa, ma ora l'amministrazione comunale saprese, guidata dal sindaco Giuseppe Del Medico, guarda oltre. Un giorno importante, un giorno che deve dare orgoglio a tutti noi, ma fondamentalmente un giorno di impegno, un giorno in cui speriamo da oggi si inizi anche un percorso nuovo di rinnovato entusiasmo per questa città e che abbia voglia di stringersi al suo territorio e con esso costruire, uscire da questo momento di grandissima difficoltà. Anche queste sono le parole che ci siamo detti prima con il prefetto. Costruiamo un percorso nuovo dove principalmente le istituzioni prendano per mano questo territorio per portarlo in una dimensione migliore.